Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Non sono matta, ma ho il trucco che ho fatto anni 50. L'ho fatto diverse ore fa, quindi tra un po' mi devo anche struccare. Comunque voglio leggere l'oroscopo di settimana prossima. Perché? Perché in realtà ero lì che mi chiedevo, ma chissà se la settimana prossima andrà meglio oppure no. E ho detto, vabbè, già che devo cercarmi l'oroscopo, leggo insieme alle ragazze e ai ragazzi che mi seguono, ci facciamo due risate, anche se non vi posso vedere, ma sono certa che qualcuno se le farà. Ovviamente io ci tengo a dire che solitamente le cose positive del mio segno le tengo sempre in considerazione, quelle negative dico, ma siamo in troppi acquario, quindi non è che sono proprio io, cioè succederà qualcun altro. Quindi in realtà prendetela un po' sul ridere, ecco. Iniziamo subito, ovviamente non essendo un astrologa, si dice così, devo prendermi l'oroscopo scritto da qualcuno per commentarlo insieme a voi, perché io ovviamente non me ne intendo di oroscopo. Vediamo un pochino che cosa ci dicono. Allora, l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 di settembre. Vediamo un po'. Ariete, giornate stupende con grandi emozioni in arrivo. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto importante in grado di cambiargli l'esistenza. Se sei un Ariete, quindi vedi che ti va anche bene. Lunedì e martedì la luna sarà dalla tua parte e potrete approfittare per fare dei passi avanti in campo professionale, quindi per l'Ariete diciamo che è una settimana di lusso e di fortuna, quindi buona fortuna. Passiamo ai gemelli, no scusate, il Toro. Chi ha un problema che da tempo non riesce a risolvere vedrà finalmente una luce alla fine del tunnel. Nella vita di coppia potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Grazie alla vostra capacità di sapere ascoltare riuscirete ad affrontare molti problemi con serenità. Vedete che alla fine si risolve tutto. Gemelli. Settimana molto fortunata. Praticamente siamo tutti fortunati. Io spero di arrivare all'acquario e di sentirmi dire le stesse cose. Settimana molto fortunata, quella dal 23 al 29 settembre. Inizialmente ci sarà un po' di tensione dovuta alla luna in opposizione, ma poi la situazione migliorerà. Marte riuscirà a regalarvi una marcia in più e maggiore energia. Ragazzi, se ve ne intendete mi scrivete, ogni volta che dicono entra Marte, arriva Saturno, si esce da Urano, che cosa vuol dire? Perché io questa cosa non la so, quindi io ogni volta che leggo i pianeti vado oltre perché non ci capisco nulla, però se voi lo sapete me lo scrivete qui sotto e mi fate un grande favore. Molti progetti non vi sembreranno più così difficili da portare avanti. Cancro, Venere in opposizione in questo periodo vi porterà a dover fare i conti con diversi ostacoli. Non è il caso di provare a risolvere alcuni problemi, ma è meglio rimandare. Dovrete portare pazienza perché presto arriveranno delle giornate abbastanza pesanti da affrontare. Leone. Una fase molto fortunata in arrivo, specialmente sul lavoro. Molti dei vostri progetti finalmente si concretizzeranno. Chi ha una relazione da lungo tempo riuscirà a rafforzarla maggiormente, perché a single sono previsti nuovi incontri. Me lo potete dire degli incontri dei single anche nell'acquario? Perché io ne avrei bisogno. Ovviamente non esco truccata così, tranquilli. Vergine, siete delle persone che amano tenere tutto sotto controllo. Purtroppo nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 avvertirete un po' di stanchezza. Luna sfavorevole non vi renderà molto energici, specialmente tra martedì e mercoledì, quando una maggiore tensione potrebbe farsi sentire. Mi dispiace per la Vergine. Bilancia, dovrete fare i conti con l'opposizione di Venere e Mercurio. Ecco, sono queste cose che non capisco, se potete scrivermi cosa vuol dire. Per voi non sarà molto semplice riuscire a trovare persone che la pensino come voi e che vi appoggino nelle vostre scelte. Con il partner non riuscirete a comunicare, potrebbero nascere delle piccole incomprensioni. Anche qui mi dispiace. Scorpione, qualche bella sorpresa in arrivo per voi, anche se dovrete usare questo periodo per rafforzare la vostra persona e capire quello che veramente volete fare della vostra vita. Non abbiate paura di affrontare un cambiamento, inizialmente potrebbe essere difficile, ma poi sarete molto sollevati, quindi facciamo tutti il tipo allo scorpione. Sagittario, nella settimana dal 23 al 29 arriveranno diverse conferme lavorative e anche qui, per fortuna, sono contentissima per voi. Venere vi permetterà inoltre di provare maggiori emozioni nelle relazioni di coppia.
Marte opposto potrebbe portarvi un po' di stanchezza, ma sarete comunque molto soddisfatti dei successi. Beh, una volta che ti va bene sul lavoro e ti va bene nella coppia che stai cercando ancora, basta, la salute a posto, ciao. Capricorno, in amore le cose non sembrano procedere come sperato. Con il partner sembra che non riusciate a trovare un punto di incontro. Chi ha un impegno importante potrà puntare sulle giornate di venerdì e sabato. Ok, mi dispiace, però punta sul venerdì e sul sabato. Acquario, in amore vi sentirete soddisfatti, il partner continuerà a sorprendervi in modi che non pensavate. Non amate le cose scontate, ma vi piace essere costantemente corteggiati. Sul lavoro qualche novità potrebbe rendervi felici. Io sono felice di tutte e due le cose. Se accade che sul lavoro arrivano novità e invece trovo... Già, non è che mi interessa essere sorpresa, basta trovare il partner. Poi, se mi sorprende o no, non è un problema. Poi, pesci. Dovrete cercare di non essere troppo puntigliosi nelle relazioni di coppia. Evitate di cercare sempre il cavillo che non va. Usate maggiore comprensione, specialmente nella settimana dal 23 al 29, martedì e mercoledì, le giornate più pesanti. Bene, questo è l'oroscopo di settimana prossima. E io spero di averti tenuto compagnia, fammi sapere se credi nell'oroscopo, se non ci credi e soprattutto che cosa vuol dire quando arrivano i pianeti e si mettono in opposizione o sono favorevoli. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!